Signor Presidente Costa, le immagini che abbiamo visto ieri degli episodi che si sono verificati, della vile aggressione che si è verificata ieri, hanno fatto il giro non solo d'Italia, hanno fatto il giro del mondo. Non so se ci rendiamo conto che la Camera dei Deputati del Parlamento italiano è salita agli onori della cronaca politica di tutti i quotidiani del mondo per una vile aggressione violenta, squadrista, sì Presidente, squadrista, chiamiamo le cose con il loro nome, è stata un'aggressione squadrista ai danni di un collega inerme che non faceva altro che consegnare la bandiera del nostro paese a un ministro che il nostro paese lo vuole spaccare in due. Presidente, quindi noi la invitiamo a non firmare questo processo verbale perché non è un processo verbale veritiero, perché non è fedele di quello che è accaduto in quest'aula che tutto il mondo ha visto, Presidente. E le chiediamo anche di sospendere questa seduta. Non ci sono le condizioni per andare avanti fino a quando verrà convocato un ufficio di Concluda, presidenza concluda. Grazie, che accerterà la verità dei fatti e erogherà le giuste sanzioni a tutti i soggetti coinvolti. grazie. Grazie. Onorevole Quartini. Grazie Presidente. Io credo che derubricare a disordine un'aggressione squadrista come abbiamo visto ieri sia una vergogna per questo Parlamento. Quello che è successo ieri è assolutamente inaccettabile. È assolutamente inaccettabile, è indegno, è indecoroso, è indecente, Presidente. È assolutamente una cosa inaudita. Tutto il mondo sta parlando di questo paese come un paese di squadristi. Non è accettabile! Non è accettabile! Grazie, grazie. Onorevole Porta. Presidente, colleghi, io ricordo a tutti che 2 settimane fa, il 30 maggio, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, abbiamo ricordato in quest'Aula l'ultimo discorso di Giacomo Matteotti. Matteotti, rivolgendosi alla Presidenza, che lo invitava a parlare prudentemente, ricordò che qui in Parlamento si agisce, si parla parlamentarmente. Ecco, Presidente, se noi accettassimo quel verbale falso, perché parla di disordini e non di aggressione, noi verremmo meno ai doveri di parlamentari che hanno giurato sulla Costituzione. E invito l'Ufficio di Presidenza a riunirsi immediatamente perché è una vergogna procedere con i lavori senza guardare subito quello che è successo ieri, che è molto grave e, come ha detto la collega Baldino, non è un fatto che riguarda soltanto l'Italia, perché da tutto il mondo ci hanno visto, ci hanno contattato ed esigono una giustizia verso quei deputati che hanno Grazie, aggredito, non onorevole, solo grazie. verbalmente ma fisicamente, un deputato che semplicemente portava Grazie. una bandiera a un ministro, la Grazie, bandiera onorevole. italiana. Grazie, onorevole Bonelli. Grazie signor Presidente. Penso che la Presidenza debba trovare una soluzione per consentire un ordinato svolgimento dei lavori di quest'Aula, perché ieri è accaduto un fatto grave, i colleghi ne hanno detto, non si tratta di disordini, ma si tratta di un'aggressione. Ma il fatto ancor più grave dell'aggressione è che in quest'Aula è avvenuto un oltraggio alla bandiera della Repubblica Italiana. Un oltraggio. Questo oltraggio non può passare, Alleanza Verdi e Sinistra non è disponibile a proseguire in maniera ordinata nei lavori di quest'Aula fin quando in quest'Aula ci saranno i responsabili dell'aggressione che siedono in questo momento nei seggi dove possiamo vederli di fronte a noi. E perché vorrei ricordare, concludo signor Presidente, perché l'oltraggio è inaccettabile e non consente, e quindi chiediamo che si svolga prima l'ufficio di presidente, perché chi ha fatto Grazie. il segno della decima massa, concludo, quel segno lo stampava sul petto dei cadaveri dei partigiani e metteva il cartello qui è passata la decima. Nel Grazie, Parlamento della grazie, Repubblica Italiana questo non è grazie, consentito. grazie. Con tutta sincerità non possiamo accettare un verbale che Santino. non mette nero su bianco quello che è accaduto in aula. Ci sono state delle espulsioni,
si può pure dire che ci sono stati dei disordini, dei tafferugli, ma non senza rappresentare un contesto, perché dal simbolo della decima Hamas alle aggressioni in aula il passo è stato davvero breve. E lo dico perché tutto si può dire, meno che l'onorevole Donno ha aggredito, così come è stato detto, il ministro Calderoli, mentre saranno poi le immagini a dire chiaramente chi ha fatto un'aggressione. L'ha fatta su un deputato che era inerme, era già stato fermato dai questori, mi ha detto 5 minuti, adesso parlo 5 minuti, ha detto il primo 5 minuti. No, il primo intervento, tutti gli altri sono 1 minuto. Forse allora doveva dire o per gruppo o allora tutti. Lo ripreciso, non è per ma gruppo. Non è così, ma non può essere così. I suoi precedenti, guardi. Ma ha detto lo stesso gruppo, allora perché ha detto lo stesso gruppo? Cioè l'italiano è una scienza esatta, eh? Insomma. Cioè, non è... Per carità, magari ho letto male lo speech, però le assicuro che come che adesso le preciso. Il primo intervento 5 minuti, tutti gli altri 1 minuto, da precedenti, cioè... non li faccio io i precedenti, ma voglio dire, risalgono agli anni passati. L'ho capito, scusate, però è così che funziona. Presidente, rispetto le regole e non voglio andare oltre, ma siamo allo squadrismo parlamentare e questa cosa è inaccettabile e deve essere almeno messa in quel processo. Grazie. Grazie onorevole Grimaldi. Adesso parliamo del verbale, vi prego. Allora, Presidente, per noi è inaccettabile ed indecoroso per quest'Aula far finta che ieri non sia successo niente. Leggendo questo verbale sembra che non sia successo niente. C'è stato un'escalation fascista in quest'Aula, Presidente, perché qui si è partiti dal ricordo alla memoria di simboli fascisti fino ad arrivare ad un parlamentare che in maniera gentile, Ministro, le ha porto da parte sua una bandiera, un tricolore, non era mica la bandiera del Regno delle Due Sicilie o della Padania, era il tricolore su cui lei ha giurato la fedeltà a questo governo. Abbiamo assistito a dei colleghi che con un atteggiamento di violenza, aggressività irripetosa, guardate, non si può nemmeno descrivere, prima che ha sospeso il deputato Donno erano già scesi dai banchi. Vogliamo che in quel verbale venga scritto. È inaccettabile. Grazie. Grazie onorevole Santillo. Onorevole De Luca.